Nel girone B dell'eccellenza, il Ragusa da solo al comando della classifica, la squadra di mister Settineri espugna il campo del Real da Siracusa e stacca il Paternò che non è andato oltre il pareggio 1-1 a Palazzolo. Lo Scordia invece ha conquistato il primo punto in classifica pareggiando 0-0 contro il Carlentini. A dare la vittoria alla capolista Ragusa è stato Azzara che ha scosso la sua squadra in avvio di ripresa condannando il Real Siracusa alla prima sconfitta stagionale, ma i ragazzi di Angelo Galfano se la sono giocata a viso aperto contro la capolista per una gara che ha regalato emozioni soprattutto nella ripresa. Subita la rete, Ruiz e compagni hanno attaccato a testa bassa alla ricerca del pari sfiorandolo con Melluzzo, tuttavia senza fortuna. Il KO di misura non scalfisce l'ottimo avvio di campionato del Real Siracusa tra le migliori realtà di questo girone B di eccellenza. Delude ancora il Palazzolo che ha impattato in casa contro il Paternò che è sceso in campo con i galloni della capolista oggi superata dal Ragusa. Le due squadre si temevano e la partita si è incanalata sul dell'equilibrio. Per la prima marcatura occorre però attendere l'inizio della ripresa quando al termine di una confusa azione in area di rigore ha la meglio la squadra rosso-blu che passa in vantaggio. Il Palazzolo, punto nell'orgoglio, non ci sta e al 12esimo riagguanta con caparbietà il risultato con una rete da opportunista realizzata da Grasso. Alla mezz'ora ci prova ancora Coris, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Poi nulla fino al termine dell'incontro. Negli spogliatoi il rammarico del tecnico del Palazzolo, Gaetano Favara. Magari oggi sì, c'è stata tanta voglia, tanta grinta, c'è stata la voglia di poter prendere sta posta in palio del tutto, però di fronte avevamo anche un Paternò che è una squadra ben formata, una squadra di grande cuore. Io guardo ovviamente il lato mio, il lato del Palazzolo, e dico che i ragazzi oggi non hanno nulla da rimproverare se non quello di cercare di mantenere in ogni singola gara questo atteggiamento.